Innanzitutto facciamo sciogliere il lievito all'interno dell'acqua. Quindi abbiamo messo il lievito nell'acqua e giriamo in modo tale da far sciogliere il lievito. Il primo passaggio quindi è mettere all'interno della planetaria l'acqua mischiata al lievito ed anche l'olio. Iniziamo quindi a mescolare l'acqua e l'olio a velocità 2. Mano a mano aggiungiamo metà della farina. A metà della farina aggiungiamo quindi il sale e proseguiamo aggiungendo la farina. Una volta aggiunto quindi il sale, possiamo anche versare tutta quanta la farina all'interno della planetaria e continuare a mescolare ed impastare soprattutto. Il nostro bambinello quindi è pronto. Facciamo un bel, diciamo, fosso qui dentro e uniamo i nostri ingredienti in questo modo. Perché così? Perché andremo ad impastare e ad amalgamarli al nostro bel impasto. Una volta amalgamati gli ingredienti all'impasto, aggiungiamo anche il pepe in abbondanza, mi raccomando. Incorporato anche il pepe, questo dovrebbe essere il risultato finale. Guardate che bel bambino. Adesso cosa stiamo facendo? Lo stiamo allungando. Perché? Perché lo dovremmo mettere all'interno del nostro stampo, forma rotonda, col buco in mezzo. Il nostro stampo è pronto, anche il nostro bambino. Ed eccolo qua, signori. Il nostro mini casatiello. Aggiungiamo quindi anche le nostre uova, preferibilmente biologiche. Noi oggi non le abbiamo trovate. Ne mettiamo anche tre, perché è il numero perfetto. Eccolo qua il nostro mini casatiello. Guardate qua che bello. Adesso lo faremo lievitare all'interno di un panno per circa un'ora, un'ora e mezza a temperatura ambiente. Dopo un'ora e mezza, quasi 2 ore di lievitazione, eccolo qua, signori, il nostro bambino pronto ad essere infornato a 170 gradi, forno statico per 75 minuti.